Questa è letteralmente la faccia di una che non ne può più dal caldo, non si può affrontare, percepiti 40 gradi a Pesaro. Comunque, molti di voi mi chiedono come è il processo per fare i pacchetti Vinted, quindi questo è quanto. Ho venduto questo Funko Pop che veramente per reperirlo ci avevo messo un sacco, però ovviamente non li colleziono più perché non ho spazio, quindi ho deciso di venderli e qui stavo appunto raccogliendo tutto il necessario perché ho finito il Pluriball e come sapete i Pop meno si rovinano e meglio è perché hanno valore con le scatole integre. Questo era già leggermente rovinato, quindi non volevo aggravare la situazione. Faccio la cosa più noiosa, ovvero stampo le etichette, prendo lo scotch e finalmente posso cercare di capire come impacchettarlo, ma mai senza il mio ventilatore fidato. Lo arrotolo in questa carta come se dovessi fargli dei fanghi. Qui odio perché ogni volta mi perdo il filo dello scotch, è un nervoso assurdo. Alla fine l'ho impacchettato così, ho messo anche della carta per tamponare gli angoli perché, ripeto, devono essere assolutamente perfette le confezioni dei Pop. Poi lo vado a sistemare all'interno di questa scatola un po' più grande e ovviamente, visto che era più grande del pacchettino in sé, sono andata a mettere non so come si chiama in realtà, questa plastica cuscinetto e anche dell'altra carta per non fare spostare tutto. E come omaggio sono andata a mettere, visto che ho finito quasi tutto, questi anellini colorati molto carini che io non utilizzo, per cui li ho messi in una bustina e li ho messi come omaggio, molto estivi. Ho chiuso tutto, scocciato, etichetta, spero che il pacco ti piaccia.